Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 12 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Oggi la luna può poco. Vi svegliate con la luna storta, o meglio, in quadratura e con il sole insoddisfatto in dodicesima casa, ma un'occhiata alle effemeridi del giorno vi convincerà a passarci sopra. Queste sono quisquiglie, confronto a tutti i bonus in arrivo per voi. Sì, perché il vostro inquilino Mercurio, che signoreggia sia sul vostro segno che sulla giornata, oggi svolge la funzione di imbuto per recepire gli splendidi influssi provenienti alle vostre spalle da Venere intraprendente, ma soprattutto da Giove, che appena entrato in Ariete si dirige verso di lei, e verso di voi, col suo raggio protettivo. Amicizia pronta a diventare amore, ma se anche coppia e famiglia li avete già e non avete velleità di cambiamento, dagli amici riceverete appoggi sostanziali e una dritta che cambierà in meglio l'immediato futuro. Tentazioni nella coppia per rivali o per ex partner che si riaffacciano alla ribalta, qualcuno potrebbe attirare presto la vostra attenzione e tentarvi. I single incontreranno persone interessanti ma nel mentre potrebbero essere attratti da altre. Non irrigidirti sui tuoi piani. Evita gli eccessi in tutto. Un invito. Ritorna un amore perduto. Non permettere agli altri di decidere per te. Noie con elettrodomestici e cellulari. Svagatevi e non pensateci molto. In fondo sono solo scatolette. Potete anche decidere di rifiutare il nuovo che vi viene incontro, ma sappiate che rifiutando il nuovo ripercorrerete le vecchie strade che mal si addicono a una vostra resurrezione. Giornata molto produttiva, con grosse soddisfazioni soprattutto per i nati di lunedì e giovedì. Buona opportunità per qualche incontro nuovo e interessante. Evitate di confidarvi, seguite il vostro cuore e custodite i vostri segreti gelosamente. Perché non perdonare? È inutile tenere dentro un male che se lasciato andare potrebbe ridarvi nuove energie. Oggi sul lavoro potreste avere qualche discussione con i vostri superiori a causa di un collega che vi sta dando davvero filo da torcere. Provate a far capire prima di tutto al collega che non deve approfittarsene della vostra pazienza, ma fatelo con garbo e rispetto. Organizzerai il tuo tempo libero coinvolgendo parenti ed amici nelle tue iniziative. In ambito affettivo, cerca di non farti prendere dalla nostalgia per una storia ormai finita da tempo. Segnali chiari di una certa ripresa, in particolare per i nati di martedì e giovedì a cui Giove farà sentire tutta la sua protezione e a stimolare nuove energie che si tradurranno in specifici benefici. Saturno vi porta bene ancora oggi dal segno dell'acquario, donandovi razionalità e una visione della realtà, molto penetrante, specie se siete nati in maggio. La vita familiare è serena e così pure la vostra forma fisica. Da tenere sotto controllo solo qualche lieve problema di stomaco e di pelle per via di Nettuno contrario dal segno tecnicamente ostile per voi dei pesci e se appartenete alla terza decade. Il vostro recupero continua e nella giornata di domani porta benefici in amore e lavoro. Luna ancora contraria, questo può portare a qualche momento di ansia e agitazione nel corso della giornata. Le coppie ritrovano l'armonia di aprile. Siete nettamente in ritardo con alcune scuse, per questo dovrete essere molto abili, in questa giornata, a trovare una degna alternativa. Non potete di certo farvi trovare impreparati, di fronte ad atteggiamenti ostili. Alcune volte non vi rendete nemmeno conto di quel che fate, per questo create dei fraintendimenti. La colpa è anche vostra e non solo di chi se la prende. Il vostro senso dell'umorismo potrebbe non essere capito. Belle notizie per chi sta sperando nell'evoluzione di un'amicizia verso l'amore e oggi col passaggio di Giove, che va a raggiungere la bella Venere in sestile oltretutto a passo veloce, la realizzazione delle vostre fantasie si avvicina pericolosamente. Sì, avete capito bene, perché la Luna e Marte in quadratura al vostro segno, dominato dal razionale Mercurio, raccomandano di calibrare bene le proprie fantasie, in modo tale da non dover poi avere dei ripensamenti. Oggi all'apparenza è tutto bello ma bisognerà valutare gli altri sviluppi futuri. Amore ed Eros.
Se in famiglia qualcosa non va e col partner c'è maretta, nulla di più facile che lasciarsi coccolare e cedere alle lusinghe dell'amico di famiglia che trama in silenzio da mesi o addirittura anni. Serata romantica, ma poi dovete calcolarne le conseguenze, soprattutto se avete figli e una bella casa e un cane a cui non volete rinunciare. Il problema non sussiste per i cuori liberi e solitari, in tal caso le stelle promettono bene. Dall'amicizia all'amore ormai è quasi fatta, basta un volo di farfalla per inciampare nel primo bacio. Capire gli altri sarà la vostra migliore capacità di questo periodo. Affidando alla comunicazione e all'empatia le vostre intenzioni, riuscirete a ottenere qualcosa o a far colpo su qualche bersaglio difficile. Intimità è la parola fortunata che scrivete sul diario del vostro vissuto sentimentale questa giornata di piena primavera. È l'intimità proprio quella che crea un'alchimia dei sensi, contribuendo a un viaggio all'unisono con la persona amata di cui voi non potete fare a meno. Venere, pianeta che illumina consapevolezza e comprensione dei lati intimi di se stessi, transita in ottimo aspetto e vi fa scoprire che senza amore, davvero non potete stare. È Mercurio poi ad amplificare le vostre doti razionali, trovandosi in angolo armonico in congiunzione in gemelli provvederà a sgombrare tutte le noie quotidiane nel cammino che dovrete intraprendere insieme alla vostra metà. Lavoro e denaro? Dritte preziose da parte di un amico famoso per la sua creatività e per la generosità con cui aiuta tutti senza competitività né aspettative. Irritanti invece le continue rampogne del vostro capo che oltretutto parla a sproposito anche nell'azienda di famiglia o nell'attività che avete messo su in proprio. Le cose non vanno, occorrono fondi e magari anche le dritte di un consulente con le mani in pasta. Il denaro non vi manca, è vero, ma è solo merito vostro ed è grazie al forte attaccamento al lavoro che avete se potete raccogliere questi frutti. Non date retta a chi vi critica, è solamente invidia. Meditate come investire una sommetta di denaro che vi siete trovati come compenso di un vostro lavoro extra. È opportuno, mai come adesso, farvi consigliare da una persona competente in ambito finanziario. Benessere. Emicrania, mal di stomaco, nervosismo che tentate di coprire ma si nota ugualmente. Decisamente non siete in forma, ma i consigli dell'amico erborista, con le mani in pasta o meglio tra erbe, tisane e oli essenziali, saprà darvi la dritta giusta. Se l'amico in carne e ossa però non c'è, esistono ottimi manuali sull'argomento. Prima di passare alla chimica, che ha sempre le sue controindicazioni, provate con il dottor Natura, la sua sapienza verde vi aiuterà a rimettervi in sesto. La tua energia è alta e facilmente diretta verso la chiacchiera. Tu più di chiunque altro ti rendi conto che prendersi cura di te è molto sexy. Quindi non saltare il tuo allenamento quotidiano. Per lei, smettetela di considerare vostra madre una nemica, solo perché da adolescenti avete vissuto un periodo burrascoso. In realtà vi conosce così bene e sa tutto di voi, potrebbe diventare la vostra migliore amica e darvi consigli favolosi, basta volerlo. Per lui, condividere il vostro mini appartamento con un amico in difficoltà? Perché no, per voi meno spese e più compagnia, per lui una manna caduta dal cielo, proprio quando non sapeva più a che santo votarsi. Inizia un sodalizio inossidabile. Colore delle emozioni, lampone. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato l'idea. Spero di vederti presto.